La risposta alla domanda qual è il modo migliore per investire in oro è tutt'altro che banale. Attualmente sono due le vie percorribili principalmente note: il cosiddetto oro fisico, ovvero le barre d'oro, i lingotti d'oro, che portano con sé una liquidità piuttosto bassa nei periodi ad elevata domanda come quello attuale, spesso e volentieri la domanda sovrasta l'offerta e pertanto non si riesce fisicamente a trovare oro. Inoltre ci sono delle commissioni elevatissime di transazione e di custodia dell'oro stesso. Poi c'è l'altra categoria che è l'oro finanziario, ovvero tutti quei prodotti ETP, ETF, derivati, futures, opzioni, eccetera, che hanno come sottostante l'oro oppure il controvalore dell'oro, che è un mercato molto più liquido, però ha alcuni difetti anch'esso, come la difficoltà poi a fare la cosiddetta redemption, ovvero a ottenere l'oro fisico che ha come sottostante, talvolta addirittura impossibile. Adesso, grazie alla tecnologia blockchain, c'è un nuovo modo molto più smart per investire in oro che mette insieme i benefici dell'oro fisico e dell'oro finanziario, ovvero la liquidità dell'uno e la disponibilità dell'oro fisico come sottostante dell'altro in qualsiasi momento. La redemption si può fare in qualsiasi momento senza dover attendere scadenze. A questo si aggiunge il fatto che non ci sono commissioni di custodia e le commissioni di acquisto e vendita sono veramente veramente basse. Si tratta di Pax Gold, che è un token ERC20 che gira sulla blockchain Ethereum e che garantisce, grazie alla blockchain Ethereum, il possesso da parte del proprietario del token di una o più barre d'oro allocate in base alla quantità ovviamente di token che si possiedono. È possibile andare a fare una verifica direttamente su blockchain inserendo l'address dell'owner, del proprietario dei token e andare a vedere quali sono addirittura i numeri di serie delle barre d'oro che si possiedono e tutte le informazioni sull'oro stesso, del quale si può ordinare la spedizione, ripeto, in qualsiasi momento. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vi racconto un po' di Pax Gold, questo nuovo metodo smart per investire in oro fisico con i benefici e la liquidità dell'oro finanziario, il tutto su blockchain. In questo video vi spiego tutto su Pax Gold, quindi dalla A alla Z come funziona nel dettaglio, dove lo si può acquistare e vendere e quali sono i suoi palesi vantaggi rispetto all'investimento con metodi tradizionali in oro. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate tantissimo, a voi non costa nulla e per me significa tanto, mi incentivate a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi al mio canale e cliccate anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche delle novità, dei nuovi video, nuove analisi di mercato, tutto inerente al mondo delle cripto e infine seguitemi anche sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione. Adesso andiamo a capire come funziona questo Pax Gold. L'oro, alla stregua di altri metalli preziosi, è da sempre considerato un bene rifugio contro l'inflazione ed è per questo motivo che in un periodo storico come quello che stiamo vivendo è parecchio sotto i riflettori. C'è altissima domanda per l'oro proprio a causa delle manovre di Fed e banche centrali che con un'inondazione di liquidità per fronteggiare l'emergenza prospettano, diciamo così, un periodo di iperinflazione molto probabile. L'elevata domanda d'oro ha generato un sold out su molti mercati e quindi una difficoltà a reperirlo e parlo di oro fisico. L'oro fisico non è l'unico modo di investire in oro perché esiste anche il cosiddetto oro finanziario, ovvero ETF sull'oro, prodotti derivati quali futures, opzioni, eccetera, eccetera, sull'oro. C'è una grossa differenza ovviamente tra l'investire in oro fisico e in oro finanziario, ne parleremo tra poco e ultimamente, grazie alla tecnologia blockchain, grazie alle cripto valute alle loro potenzialità, è nato un nuovo modo di investire in oro che secondo me è il più attuale, il più smart e il migliore, lasciatemelo dire. Si tratta insomma di un token che si chiama Pax Gold, è un token creato sulla blockchain Ethereum, quindi un token appartenente allo standard ERC20. Il possesso di uno di questi token dà il diritto di proprietà su un'oncia d'oro accreditato dalla London Bullion Market Association, che è una
una delle associazioni mondiali più conosciute per quanto riguarda l'oro fisico. Tra poco vi parlerò molto bene di Pax Gold, quindi vi spiego un po' tutti i problemi del mercato dell'oro che punta a risolvere e secondo me risolve, ma prima parliamo proprio di questi. Allora, abbiamo già detto che il mercato dell'oro presenta un problema innanzitutto di liquidità dell'oro fisico, che spesso e volentieri diventa difficile da reperire, in particolare nei momenti ad elevata domanda come questo. Ci sono inoltre commissioni molto elevate per quanto riguarda l'acquisto, la vendita, il trasferimento e la gestione e la custodia dell'oro fisico. Sono tutte operazioni che vengono fatte su commissione da vari intermediari, perché spesso e volentieri ci sono più intermediari deputati ognuno a fare una di queste cose. E inoltre ci sono delle soglie minime per l'investimento in oro fisico. Chiaramente non è che si può prendere una frazione di barra d'oro, ovviamente si va a unità e le unità spesso e volentieri sono alte e questo può essere un grosso limite, in particolare per l'investitore retail che non ha enormi capitali. Questi problemi legati all'oro fisico solitamente spostano l'interesse di molti investitori sul cosiddetto oro finanziario. Oro finanziario, come vi anticipavo poco fa, è una macrocategoria che include i ETF, quindi delle sorte di prodotti che hanno tra i sottostanti o magari anche come unico sottostante l'oro fisico o un qualcosa che ha il controvalore dell'oro fisico, tra poco ne parliamo, oppure prodotti derivati quali futures o opzioni. Gli ETF sono ciò che si avvicina di più al possesso dell'oro fisico, perché, come vi dicevo, dovrebbero essere collateralizzati da oro fisico. Tuttavia, possiedono alcuni problemi. Il principale problema è che a volte è oro non allocato. Quindi, cosa significa oro allocato e non allocato? L'oro allocato è quello contraddistinto da un numero di serie ed inserito in un database mondiale. Quindi, in qualsiasi momento, chiunque può andare a verificare che quel numero di serie è in un certo posto, è di proprietà di una certa persona. Quando si tratta di oro non allocato, è una sorta di mercato secondario dove si stipulano ovviamente dei contratti tra acquirente e venditore che definiscono di chi è la proprietà, però capite che è un mercato, diciamo così, differente, un po' meno standardizzato a livello mondiale. Il sottostante degli ETF non sempre è l'oro fisico, bisogna fare attenzione quando si va a scegliere un ETF, perché spesso e volentieri l'ETF ha come sottostante dei futures sull'oro fisico, quindi è un derivato dell'oro fisico che ne mima soltanto il valore, è come se fosse appunto un valore sintetico dell'oro fisico, quindi non stiamo di fatto acquistando oro fisico. Riguardo invece la possibilità di redemption, ovvero di riscatto dell'oro fisico a fronte della vendita, della chiusura del contratto ETF, non sempre è possibile. E a volte ci sono numerosi limiti, ovvero fees molto alte da pagare, piuttosto che delle quantità minime molto molto alte. Ok? Ovviamente ci sono anche dei lati positivi, ovvero che c'è una soglia molto più bassa di acquisto, ovvero come vedete uno share ad esempio è $150, questo penso sia l'ETF della Wisdom Tree, che è quello più conosciuto, credo. Delle fees più basse ovviamente di custodia rispetto all'oro fisico. E un discorso di regolamentazione ovviamente standardizzato, in quanto un ETF deve essere regolamentato dall'SEC, dalla Securities and Exchange Commission. Anche sul lato liquidità, l'ETF sull'oro vince rispetto alla sua controparte fisica, perché è un mercato molto più scambiato, molto più inclusivo, diciamo così, inclusivo dal punto di vista della clientela, come dicevamo prima, in quanto l'acquisto minimo in questo esempio si stanzia a $150 contro l'intera barra d'oro della controparte fisica. Inoltre sono numerosissimi gli exchange mondiali e i broker mondiali che permettono appunto lo scambio dei diversi ETF sull'oro, quindi è un prodotto, diciamo così, appunto molto molto più liquido. Dopodiché abbiamo i futures invece, che è un prodotto derivato con sottostante sempre l'oro a scadenza, ok? Quindi noi acquistiamo un future e c'è la possibilità poi di fare il redeem a scadenza del future stesso.
stesso. Questo nell'esempio del prodotto di Comex, che è quello quotato sul CME, che è una delle piattaforme mondiali più liquida, più conosciuta di scambio di prodotti derivati. Attenzione però, perché non tutti i futures hanno come sottostante effettivo l'oro. Alcuni hanno semplicemente un controvalore in cash dell'oro, quindi al settlement, alla scadenza, alla maturazione del future, non si riceve l'oro fisico, ma si riceve appunto un controvalore monetario dell'oro. Ok, vedete che ci discostiamo sempre di più dall'oro fisico. Rimanendo invece nei futures come il Comex, che hanno come sottostante oro fisico, si tratta di oro non allocato, quindi sempre col discorso di prima dei numeri di serie, e soprattutto c'è un limite molto alto di ingresso, perché un contratto equivale a un controvalore attuale di circa $150,000, quindi è riservato, direi, a investitori di un certo calibro. E inoltre, appunto, per il redeem, per la possibilità di avere l'oro fisico che è sottostante di questo contratto, occorre attendere la scadenza e non si può fare invece quando si vuole. La divergenza del prezzo dell'oro finanziario rispetto all'oro fisico è una somma di alcuni di questi fattori, ovvero la scadenza dei futures, ad esempio, che è sempre più avanti, può essere di un trimestre, di un semestre, di un mese, ma comunque appunto è un future e in quanto tale è una scommessa, diciamo così, sul prezzo futuro, e quindi il prezzo spesso e volentieri diverge in positivo, di solito è più alto rispetto al prezzo dell'oro attuale. E inoltre, ovviamente, quando si parla di prodotti derivati che hanno come sottostante altri prodotti derivati, come gli ETF che hanno come sottostante il future, che magari non ha neanche a sua volta come sottostante l'oro, ma soltanto il suo controvalore, capite che è facile arrivare a una notevole divergenza tra il prezzo di oro finanziario e oro fisico, che è un qualcosa che un investitore non vuole solitamente. Veniamo quindi adesso a Pax Gold, che punta a modificare, a rivoluzionare questo mercato rendendolo il più smart possibile sotto tutti questi aspetti che abbiamo osservato fino adesso. Ve l'ho detto, è un token ERC20 su blockchain Ethereum legato al valore di un'oncia d'oro fisico. Questo oro è accreditato dal London Bullion Market Association, ok? Quindi è un oro regolamentato, è un oro tracciato. Addirittura, vedete, sulla home page di Pax Gold, adesso qua non mi sono nemmeno loggato, ma se voi inserite l'address Ethereum sul quale si trovano alcuni token, ad esempio i vostri, potete andare a vedere tramite il lookup i numeri di serie e tutte le informazioni delle barre d'oro legate ai vostri token. Questo per il discorso tracciabilità. Paxos, che è l'azienda che ha erogato tra i vari prodotti Pax Gold, è un'azienda che ha sede a New York e Londra, tra le varie, ed è un'azienda approvata e regolamentata dal New York Department of Financial Services. E questo dipartimento approva e regola anche Pax Gold stesso. Trovate tutte le informazioni qua sul white paper, ok? In particolare al punto 1. Ci sono inoltre delle relazioni tra Paxos e i principali fornitori, le principali istituzioni nel mercato dell'oro, volte comunque a continuare a soddisfare la crescente domanda del prodotto, perché dall'erogazione di Pax Gold c'è stata una domanda crescente nel tempo. Inoltre Paxos, sempre per, insomma, come dire, legittimarla, ha uno storico già presente di creazione di token che hanno dietro degli asset, collateralizzati da asset, per la famosa stablecoin Paxos Standard, si chiama, che è una stablecoin il cui valore è legato a un dollaro. La trovate qua nei products, se vi interessa andarla ad approfondire. Non è l'unica, ce ne sono anche altri, però non voglio perdermi troppo in questo discorso. Quali sono i vantaggi principali del token? Allora, li trovate un po' in questa tabellina e un po' anche nel white paper. Scorrendo un po' più in basso, ci sono le principali caratteristiche intorno alle quali Pax Gold, il token Pax Gold, è stato creato, è stato progettato. Innanzitutto la liquidità. Come vi dicevo, il token è splittabile fino a 4 cifre decimali, quindi sugli exchange, che poi sono gli exchange di criptovalute che scambiano, che hanno il mercato di Pax Gold al loro interno, se ne può scambiare fino a 0,0001 unità alla volta, quindi una cifra microscopica. Qui dice che il minimo acquisto è di $15, sì, perché è possibile acquistarlo
anche direttamente dal sito della Paxos. Però se lo si acquista su un exchange, la quantità minima è ancora più bassa, c'è una barriera pressoché inesistente, ok? Si può arrivare, è molto molto liquido per questo motivo, è scambiato con alti volumi e ci sono order book molto corposi con degli spread tra acquisto e vendita, tra bid e ask, pressoché inesistenti. Tra poco vi mostro alcuni esempi. La tracciabilità e la trasparenza garantite dalla blockchain, che come sapete è un registro distribuito, che è pubblico, è immutabile, e pertanto, riguardo al discorso di prima, che si può andare a vedere in qualsiasi momento inserendo l'address Ethereum dei possessori del token, si può andare a vedere le informazioni comprensive di numero di serie delle barre d'oro da esso possedute. Quindi questo, grazie alla blockchain, si sa che è legittimo, nel senso nessuno potrà mai venirmi a prendere il mio possesso dell'oro, proprio perché è tracciato su blockchain e quindi non è possibile modificarlo fin tanto che non sono io che o faccio la redemption, quindi distruggo i token, oppure li do a qualcun altro, li trasferisco altrove, ok? E quindi questo è un grossissimo vantaggio. Le fees sono un altro enorme vantaggio, perché non c'è nessun tipo di fee di custodia, in quanto la custodia del token è insomma un onere, diciamo così, del proprietario, di essere sicuro di non perdere le chiavi private del suo wallet, eccetera eccetera, ma si tratta appunto di un token su blockchain che non è per niente oneroso. Le barre d'oro sono stoccate in remoto dalle istituzioni che si occupano di quello, ma noi non paghiamo nulla di questo stoccaggio, e quindi questo contribuisce a rendere ancora più liquido il token e a renderlo molto molto più facile da gestire, in particolare per i piccoli investitori che vogliono cercare di risparmiare quanto più possibile su tutti gli aspetti. Il redeem istantaneo, questo è forse il, come dire, il valore più grosso di questo token. A differenza degli ETF o dei future, parlando di oro finanziario, non c'è da attendere nessun tipo di scadenza per fare la redemption. Se io ho un token Pax Gold e voglio la mia barra d'oro, posso richiederne la spedizione oggi stesso di quella barra equivalente al token, ok? Chiaramente qui per richiedere la spedizione di oro fisico non posso chiedere una frazione, perché comunque si parla di barra d'oro, quindi devo avere una quantità minima di token, e questo insomma per quanto riguarda l'oro fisico è ovvio, anche perché come vi dicevo è oro allocato con tanto di numero di serie sulle barre. E inoltre, rimanendo più terra terra, è trasferibile globalmente a costo zero, ovvero io posso mandare il mio token a una persona che è negli Stati Uniti, che è in Alaska, che è in Africa, in Asia, in un secondo, cioè anzi in 10 secondi, che è il tempo di conferma di blocco della blockchain Ethereum, a commissioni pressoché nulle, ok? Perché le commissioni di movimento di un token sulla blockchain Ethereum sono pressoché nulle, e poi chi lo riceverà avrà appunto, acquisirà il diritto di proprietà di quella barra d'oro e potrà fare la redemption se la vorrà fare. Quindi questi sono i principali benefici, li potete vedere anche in breve qua sul white paper, sono tutti questi che vi ho spiegato io, ok? Come si acquista o si vende Pax Gold? Arriviamo all'ultima domanda. Allora, Pax Gold è, come vi dicevo, acquistabile direttamente dal sito di Paxos, andando a creare un account. Ovviamente viene richiesto di fare un KYC, bisogna fare la verifica dell'identità e tutto quanto. Qui sopra è possibile acquistarlo in diversi metodi, quindi in Bitcoin, in criptovalute, tramite bonifico bancario, tramite insomma qualsiasi tipo di, cioè, metodi di pagamento ce n'è veramente a iosa. Inoltre, metodo un po' più smart, perché acquistando Pax Gold direttamente sul sito Paxos si può incorrere in commissioni che arrivano fino all'1%. Perché? Perché viene creato il token, ok? Se qualcuno acquista il token sul sito Paxos, il token viene creato dal nulla, ok? Quindi è come andare ad acquistare il diritto appunto di una barra d'oro. C'è un altro mercato, che è il mercato direttamente sugli exchange, che vede la liquidità già in circolazione, quindi i token già creati in passato sono in circolazione sugli exchange, e in questo modo si pagano commissioni molto molto più basse. I due exchange sui quali consiglio l'acquisto per affidabilità e liquidità sono Kraken, sul quale è possibile andarlo ad acquistare in dollari, in bitcoin e in euro anche, quindi anche tramite bonifico bancario, oppure su
FTX. FTX è migliore per quanto a commissioni e spread. Guardate, lo spread attuale Bidask è minore di $3 addirittura, su un prezzo di 1600, e si può acquistare qua però, attenzione, in stable coins o in Bitcoin, quindi soltanto in cripto. La commissione di acquisto o vendita su FTX è bassa, bassissima, è dello 0,06% a operazione. Su Kraken è sensibilmente più alta, però comunque parliamo di percentuali dello 0, minori dello 0,5%, per farvi capire l'ordine di grandezza. Ok, quindi queste sono le piattaforme principali, altrimenti c'è direttamente dal sito di Paxos. A fronte di fees più alte si può acquistare appunto direttamente dal fornitore creando nuovi token. Qua invece abbiamo i token già in circolazione, già messi in scambio in mercato, e si può andare ad acquistare, a venderli direttamente da lì. Ok, quindi questo è quanto. Avete curiosità, domande su questo nuovo modo di andare a investire sull'oro? Io mi sento di consigliarlo tranquillamente, perché è regolamentato, sicuro, liquido e smart, quindi ha tutte quelle caratteristiche che mancano al mercato dell'oro tradizionale. Se lo volete acquistare su FTX, io vi lascio il mio referral link qua sotto in descrizione, che vi permette di avere un ulteriore sconto del 5% per sempre sulle fees dell'exchange. E vi faccio un caro saluto e alla prossima.